su Kabul piovono i fondi per la ricostruzione. Alla conferenza dei paesi donatori di Bonn nel 2001 e poi a Tokyo l'anno successivo, l'Italia, assieme ad altri 4 paesi, si assume l'onore di guidare la nascita di un nuovo sistema di governo per l'Afghanistan. In particolare al nostro paese viene affidato il compito di attuare la riforma del sistema giudiziario di un paese islamico, dove non esiste un diritto distinto dalla Sharia. Stefano Siringo, 32 anni, e Yandy Iannelli, 26, sono due giuristi e sono a Kabul per questo. Il primo è stato assunto dal Ministero degli Esteri italiano, il secondo lavora per la IDLO, un'organizzazione intergovernativa che si occupa dello sviluppo di sistemi giudiziari. Entrambi lavorano al progetto Giustizia di IDLO in Afghanistan, che prevede lo stanziamento da parte del Ministero degli Esteri italiano di 14 milioni di dollari. Il 16 febbraio alle 11.40 del mattino vengono trovati morti nella stanza di Iannelli presso la guest house dell'IDLO a Kabul. Inizialmente si parla di intossicazione per una stufetta a gas che poi risulta essere elettrica, poi di overdose. Per la famiglia Siringo invece si tratta di omicidio. Eccoci qui, 5 minuti dopo le 9, buon rinnovandovi il cordiale saluto, riprese tutte le attività o comunque un giorno largamente destinato alla ripresa di tutte le attività, quelle professionali, accademiche, comunque dettamente umane. È il lunedì 6 di dicembre 2011, e un pezzo di un servizio che ricordava quella tragedia che coinvolse Stefano e Iannelli e Siringo, era il febbraio del 2006, eravamo in Afghanistan. E promessa mantenuta, io la ringrazio perché è qui con noi proprio Barbara Siringo. Barbara, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Tuo fratello insieme a Yande, cooperanti, erano due persone che lavoravano per conto di chi? Allora, mio fratello lavorava per conto del Ministero degli Affari Esteri, mentre Yandy lavorava per la IDLO, che è un'organizzazione intergovernativa, come è stato descritto perfettamente dalla giornalista Marina Sabia. Abbiamo tutto il tempo necessario per questa prima parte, perché poi già al telefono venerdì scorso ho detto che vorremmo iniziare una serie di rapporti relazionali per arrivare poi a degli obiettivi ben precisati, che già nel nostro immaginario sia io e te abbiamo con l'avvocato. Per esempio penso al dottor Luca Palamara, ANM, Associazione penso Nazionale. Tanto anch'io. Ma noi lo sollecitiamo e lo faremo con la forza anche della radio e di tutte quelle radio che si interesseranno, si sono interessate e si interesseranno al tuo caso e al caso di Yandy Iannelli. Si conoscevano Stefano e Yandy? Yandy e Stefano si sono conosciuti a Kabul perché Stefano era lì da circa un anno e Yandy invece era lì da circa 5 mesi, quindi si sono conosciuti, hanno iniziato a frequentarsi perché avevano più o meno la stessa età, gli stessi interessi e sono andati subito d'accordo, insomma. Cosa scoprono? Scoprono una distrazione importante di fondi tra due organizzazioni dell'ONU. Una è la IDLO, presso la quale appunto lavorava Yandy, e l'altra è la UNOPS. Oltretutto venne poi fatta, credo fosse in corso già all'epoca un'inchiesta su UNOPS da parte dell'ONU, che ha dato come risultato la scoperta di distrazione di importantissimi fondi e licenziamento in tronco dell'allora responsabile UNOPS. E questi fondi erano stati proprio distratti dai progetti dedicati all'Afghanistan. Quindi erano società che lavoravano per conto dell'ONU? Comunque lavoravano per conto dell'ONU, sì. Lavorano per conto delle ONU che Unite, dal Kosovo in su ritorna anche sul banco degli imputati più volte, lo Ma scandalo loro della hanno pedofilia. Hanno fatto un'inchiesta e quindi hanno scoperto questi gravi ammanchi che poi diciamo l'inchiesta va a coprire gli esercizi dal 2002 al 2006. Venerdì scorso al telefono volevano uccidere Yandy, hanno trovato anche Stefano e quindi hanno fatto... Sì, oddio, io sono convinta che Stefano sapesse qualcosa perché prima di tornare per l'ultima volta a Natale a Roma e per poi ripartire nuovamente, mi aveva detto che doveva parlarmi di qualcosa di importante, ma non poteva parlarmene tramite chat, tramite email, per telefono, dovevamo parlarne di persona. Il fatto è che Stefano rientrava per un mese e quindi stava qualche giorno qui a Roma con la casa invasa dagli amici, quindi non c'era proprio possibilità. Poi è partito di corsa per andare a trovare la fidanzata
a Cuba ed è rimasto lì. Quando è rientrato, insomma, ha fatto in tempo a rientrare per poi tornare a Kabul. Barbara, stiamo parlando di uno scenario importante come quello afghano, che ricordo sempre dal dato stimato come studio dal 2003 al 2005. Su Afghanistan e Iraq piovvero 1.800.000 tonnellate di bombe atomiche, pari a 250.000 Nagasaki, per rendere l'idea di qual è lo scenario su quale sfondo si svolge tutta la vicenda, proiettata sicuramente alla sensibilità dei due ragazzi. Sapete la nostra posizione fermissima di dura condanna contro la guerra, però Stefano e Andy sono due persone che sicuramente diventano un bene sussidiario per le popolazioni locali, che sono le vittime di questa tragedia infinita e assoluta che è la guerra. E allora pensate, oltre a questo, anche l'importanza dal punto di vista datoriale, perché il datore di lavoro è il Ministero degli Affari. Quindi alla loro scomparsa, come si muovono le istituzioni di riferimento? Accettano da subito la farsa lì della morte? Ma tanto per cominciare va sottolineata l'importanza del progetto Giustizia, che si occupa di preparare i magistrati afghani perché poi possano autonomamente gestire il processo giudiziario, per cui è qualcosa di estremamente importante per l'indipendenza di questo paese. Quindi non è una missione, in questo caso non è la missione di guerra, è proprio una collaborazione. Stefano e Yandy lavoravano con altri magistrati che non si sono mai accorti chiaramente di un eventuale uso di droga, perché stavano lì 12 ore al giorno insieme. Le istituzioni sin dall'inizio, già la notizia è durata 48 ore in giro, poi non ci sono più state notizie relative a queste morti curiose. Le istituzioni, in particolare il Ministero degli Esteri, hanno accettato immediatamente questa conclusione, questa deduzione, vorrei dire quasi prima ancora che venissero comunicati i risultati autoptici. Da Stato sottomesso. Noi italiani no, sottomesso. Non so, magari da Stato interessato, mi viene da dire. Perché gli italiani rispetto all'ONU e all'America molto sottomessi, e quindi hanno accettato anche una verità convenzionale, evidentemente era quello che cercavano, perché hanno difeso strenuamente la persona poi del pubblico ministero incaricato, che non ha fatto assolutamente nulla. Ci sarebbero già dei motivi di ferma condanna nei confronti di chi aveva come funzionario, come cooperanti nelle zone così delicate come era l'Afghanistan, persone eroinomane. No, già questo sarebbe un dato da contestare al Ministero. Esatto, ma tant'è che nello specifico le assicurazioni che firmano i dipendenti o comunque collaboratori del Ministero degli Affari Esteri sono a seguito di un questionario dove si prevede anche la domanda: fai uso di droghe? Proprio perché il decesso non è pagato, non è risanato in caso di suicidio, tra virgolette, o di morte autoinflitta. E quindi faceva comodissimo anche questa versione, insomma. Barbara, ci sono anche altre. Io ho detto Luca Palamara, perché Luca Palamara? Luca Palamara è Associazione Nazionale Magistrati. È il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ma ha un ruolo anche nella vostra vicenda, in una vicenda che è precedente a quella di Andy. No, è successiva di pochi mesi, perché dunque il carabiniere che morì, giusto? Il carabiniere prima muore Cristiano Stefano. Brigotti è morto dopo? Nel dicembre del 2006, e anche in questo caso l'inchiesta è stata affidata al pubblico ministero Luca Palamara, e anche in questo caso, anzi addirittura nel caso del Brigotti, ancora non c'è un deposito atti, perché non si è neanche provveduto a una richiesta di archiviazione, o praticamente la famiglia non ha neanche delle carte su cui impiantare un minimo di ricerca. Mi trovate quando Luca Palamara diventa presidente? Credo nel 2008. Ah, quindi a compenso di tutta una serie di rapporti? Non so. Seguimi. Io apprezzo molto. Non li prendiamo, non diamo vantaggio a nessuno. No, io apprezzo una serie molto di compenso, il suo compenso, lavoro di presidente di Associazione Nazionale Magistrati, perché quello che dice è assolutamente sacrosanto. Purtroppo
ho dovuto pagare sulla mia pelle il fatto che tutte queste prediche non vengono seguite da un comportamento parallelo, anzi, predica l'esatto contrario di quello che fa. Perché nel nostro caso basta leggere gli atti, non ci vuole neanche uno studente di legge. Quali sono i passaggi? Aspetta, c'è la pubblicità. Allora, ci fermiamo per la pubblicità. Quella di Yandy Iannelli e Stefano Siringo è una storia meno complessa, perché poi venerdì scorso, dopo che c'è stata nostra ospite al telefono, anche alcuni colleghi del Tempo e del Messaggero, non sapendo invece l'importanza e il taglio assolutamente adeguato che avevano dato a Via del Tritone, mi hanno detto, un collega che non si era interessato della vicenda nello specifico, dice: ma perché questa cosa non è stata da subito ribaltata? Gli ho risposto dicendo, è la risposta più ovvia e più semplice, ma anche più dovuta rispetto alla vicenda stessa. Questa è una storia che, se ne avessero parlato in prima serata per mezz'ora, si sarebbe rivelata in tutta la sua interezza agli italiani, al pubblico. È semplice semplice questa storia. Due ragazzi vengono uccisi perché scoprono quello che è il giro di truffe legato alla guerra. Chi è coinvolto, adesso lo scopriremo pian piano nel racconto di Barbara Siringo, è una storia particolare questa, molto molto particolare, ma anche molto semplice proprio nei dettagli e nella lettura. Rimanete con noi.